Per sincronizzare il calendario tra webmail Aruba e un dispositivo iPad o iPhone, è possibile utilizzare il protocollo CalDAV senza l'ausilio di app di terze parti. Vediamo come effettuare la configurazione. Per iniziare, accedi alla tua webmail collegandoti all'indirizzo webmail.aruba.it. Devi scegliere i calendari da sincronizzare, quindi clicca in alto sul menu calendario e poi a sinistra su sincronizzazione per visualizzare i calendari disponibili. Visualizzerai i calendari creati da te e quelli di default. In alternativa al protocollo CalDAV, è possibile utilizzare iCal selezionando il tab indicato. I calendari sincronizzati con iCal sono in sola lettura, non è possibile quindi aggiungere o modificare gli eventi, ma solo consultarli. In questo esempio utilizzerò il protocollo CalDAV. Individua il calendario che vuoi sincronizzare e porta il selettore sul verde. A questo punto bisogna configurare l'account e puoi scegliere tra la configurazione automatica e quella manuale. Per la configurazione automatica ti suggerisco di consultare il tutorial dedicato, mentre per quella manuale, dal tuo dispositivo iOS vai su Impostazioni, scegli Mail, Account, Aggiungi Account, Altro, Aggiungi Account CalDAV. Inserisci le informazioni del tuo account. Nel campo Server digita l'indirizzo mostrato, dove indirizzo email va sostituito con il nome completo della casella di posta. Se in precedenza hai selezionato il protocollo iCal, il link pubblico da utilizzare viene indicato da webmail accanto al calendario scelto. Nel campo nome utente digita l'indirizzo di posta elettronica. Password, la password della casella. Descrizione, una breve descrizione del tuo account. Tocca avanti. Verifica che le spunte dei calendari e promemoria siano verdi. Infine seleziona salva. Se desideri escludere uno o più calendari dalla sincronizzazione, accedi all'app calendario e tocca poi calendari per effettuare le deselezioni opportune. Ecco fatto! La sincronizzazione manuale è conclusa con successo!